Ragazzi allora, buonasera a tutti Buonasera a Nunzia Coppola, consigliera comunale di Cicciano Michelangelo Mercogliano, Michela Zanardi, carissima amica, un abbraccio Michela a Stefano Lenone, a Carmela Locca, a Davide D'Andrea a Barbara Francese, a Domenico un abbraccio ad Adele Anillo Federica Rocco, buonasera Federica, spero tu sia contento un po' delle misure che sono state prese per il mondo della scuola, un abbraccio a Sabato De Palma di Cicciano, sempre come Nunzia. Gaia, greco, ciao Gaia, che piacere vederti, e diciamo che tra poco possiamo anche partire, ragazzi. Stasera vi racconto un po' quello che è successo durante questa giornata. Io stasera torno anche a, Ru a casa, adesso sono a Roma. E vi voglio raccontare quello che è accaduto in questi giorni in aula, ma in particolare oggi. Allora, buonasera Antonio Lombardi, vi chiedo la cortesia ragazzi di condividere questa diretta, tra pochissimo partiamo. Mancano davvero pochi secondi e poi ci facciamo questa chiacchierata dove vi racconto quello che è successo oggi, che è davvero incredibile. Diciamo che le opposizioni non ci smentiscono mai. Quindi, nonostante tutto, a noi sembra sempre strano l'atteggiamento di queste forze politiche che invece di collaborare continuano a creare problemi e a in qualche modo ostacolare i lavori del governo invece di essere produttivi. Allora, vi chiedo la cortesia di condividere questa diretta così da riuscire a far arrivare la nostra voce a quante più persone possibili. Questo messaggio sarà un messaggio anche di informazione come quelle che facciamo quasi tutte le serate. Allora, buonasera Andrea, buonasera Imma, buonasera Paolo. E un abbraccio a Nicola che si è appena collegato ciao Clara allora ragazzi io vorrei partire raccontando un po' quella che è stata l'informativa del presidente Conte che ha fatto questa mattina alla Camera e poi dopo al Senato allora c'è stato un annuncio importante quello del nostro presidente del Consiglio dei Ministri dove ci ha fatto capire ci ha fatto ben sperare sul peggio in qualche modo è passato questo non vuol dire che noi possiamo tornare alla vita normale senza essere senza avere un atteggiamento serio e rispettoso e quindi avere un atteggiamento di disciplina, di rispetto delle regole e soprattutto un atteggiamento che sia consono con le misure di sicurezza. Il peggio alle spalle, grazie al sacrificio e alla responsabilità dei tantissimi italiani, siamo riusciti a superare queste fasi grazie all'autodisciplina del popolo italiano che ha superato veramente con voti eccellenti questa fase. Ma noi non potevamo fermarci in attesa del vaccino e quindi in pratica in parole povere l'Italia dovrà ripartire soprattutto dal punto di vista del settore produttivo. Questo cosa vuol dire? Che per ottemperare alla crisi economica che sta vivendo il nostro paese ma l'intero pianeta dovuta all'emergenza coronavirus, le misure che stiamo mettendo in campo con i diversi decreti, e vi citerò il decreto rilancio cosa contiene, in punti veramente molto brevi, abbiamo messo a mano delle misure per rilanciare il settore produttivo di questo paese. La strategia sarà anche quella di riuscire a fare campioni, cioè testa a tappeto sulla maggior parte della popolazione italiana. Ad oggi si contano 3, 3 milioni e, set, e 170 mila tamponi che secondo Conte, appunto come ha ribadito oggi, collocano il nostro paese al primo, punto, al primo posto per il rapporto fra popolazione e numero di tamponi fatti. Diciamo che ci sono 5 mila tamponi per ogni 100.000 abitanti. Questo è un, diciamo, un primato di cui ci mantiamo, però è un primato che noi cercheremo sempre di superare e vi dico in che modo anche. Partiranno per la settimana prossima, dal lunedì 25 maggio sono stati già annunciati 150.000 campioni gratuiti, test serologici per i cittadini italiani e ci saranno ulteriori 5 milioni di test sempre per quanto riguarda la campionatura. Le misure economiche che ha citato il Presidente Conte serviranno per riaprire tutte le attività, ma questo non è sufficiente per far ripartire il settore produttivo di questo Paese. Sarà necessario metterci anche diciamo, tutto l'interesse e la volontà politica dell'Europa, di tutti gli istituti finanziari che stanno in qualche modo avendo delle interlocuzioni con le istituzioni di questo Paese. Noi cercheremo, anche Conte l'ha detto, di far rilanciare il settore del turismo che conta il 13% del nostro PIL. Io Ricordo anche gli interventi e la collaborazione che ho avuto con la collega Carmen Di Lauro che segue il tema da diversi anni. Questo è un tema cruciale per il nostro paese. Conte ha invitato appunto tutta la popolazione, lo facciamo anche noi, tutta la popolazione italiana, a seguire le vacanze in Italia affinché si possa, in qualche modo, restare nel range del nostro Paese per quanto riguarda i prossimi mesi. Questa è una misura importantissima. Scoprire le bellezze del nostro paese che magari non abbiamo mai visitato. In questi anni, visitare posti nuovi, ma soprattutto, e io lo ricordo, cercare di farlo in Italia. Il nostro paese può offrire tanto: vengono turisti da tutto il mondo. È un peccato che gli italiani non restino in Italia quest'anno e anche gli anni a venire. Poi, ovviamente, su questo ci può essere anche un ampio dibattito: non visitare tutti gli altri paesi, però, l'Italia è sicuramente fra i primi paesi al mondo per quanto riguarda il turismo. Ci sarà anche una drastica semplificazione della macchina burocratica. Noi abbiamo avuto tantissime difficoltà nel gestire questa emergenza, soprattutto perché c'è stato un grande problema con la macchina burocratica di questo Paese. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo stati per vent'anni governati da una politica che non ha mai voluto sburocratizzare questo sistema. E quindi io ricordo che come parlamentari, io, Luigi Ovino, che sono un deputato, grazie al Movimento 5 Stelle, abbiamo portato avanti diverse riforme, diversi atti per sburocratizzare il paese. Ovviamente non è una cosa semplice da fare, non si fa in soli due anni, ma sicuramente al termine di questi cinque anni di governo riusciremo a lasciare il paese molto più efficiente rispetto a come l'abbiamo trovato. La macchina burocratica purtroppo è lenta e macchinosa e noi su questo però vi assicuro che stiamo facendo un lavoro davvero meticoloso. Oggi durante l'informativa c'è stata anche una critica da parte dell'opposizione, io la chiamo così anche se sembra una polemica sterile. Mentre il Presidente Conte parlava delle misure per i cittadini, la Lega in questo periodo di crisi continua con la bagarre e con spintoni e urla, addirittura con assembramenti, cose quasi dell'altro mondo. Non è possibile dare questi messaggi alla popolazione, si rischia di fare davvero brutta figura come istituzioni ma si lancia un messaggio diseducativo che noi non possiamo permettere e non possiamo accettare. E per il bene del Paese noi abbiamo anteposto alla propaganda elettorale il lavoro, la serietà. E la compostezza perché poteva essere facile anche per noi continuare a fare quello che hanno fatto le opposizioni. Oggi non l'abbiamo fatto, abbiamo continuato a lavorare, ad avere un atteggiamento serio e rispettoso, prendendoci tutte le responsabilità che comportava governare in questa fase di crisi economica, ma soprattutto governare in questi due anni che abbiamo avuto tantissimi problemi da gestire, non solo questi, ma ce ne siamo presi l'intera responsabilità, a differenza delle opposizioni. Stiamo affrontando una crisi senza precedenti, noi ci siamo e purtroppo, lo ripeto, le opposizioni potevano dare un grande contributo, dimostrare il bene che hanno per il paese, invece però, maturità e collaborazione non sono pervenute. Hanno preferito la becera strumentalizzazione della crisi per fini elettorali, quindi propagandistici. Per fortuna, però, io sono convinto che i tantissimi cittadini italiani lo stanno capendo. Voglio mostrare anche solidarietà al mio collega Riccardo Ricciardi, che è il vice capogruppo del gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati. Durante il suo intervento è stato aggredito verbalmente dalla Lega, lui ha fatto un intervento davvero costruttivo e sul merito, criticando anche oggettivamente la sanità lombarda e purtroppo è stato aggredito dal punto di vista verbale, ma sono scesi anche all'interno dell'emiciclo, l'abbiamo visto tutti con la foto che ho pubblicato qualche ora fa. La Lega si è ammassata e io non posso accettare che in fase di epidemia, dove sono previsti dei divieti, dei dispositivi sanitari da utilizzare, il divieto degli assembramenti all'interno del territorio nazionale, soprattutto all'interno dei luoghi chiusi, come la Camera dei Deputati, non posso accettare che la forza politica della Lega Nord oggi faccia questo gesto. Non lo posso accettare perché io sono un giovane che crede fermamente nelle istituzioni e vedere gli atti che portano avanti queste forze politiche che poi in televisione vanno a reclamare di tutto e di più senza mai lavorare un solo minuto per aiutare il paese e per aiutare il popolo italiano, oggi hanno aggredito il mio collega Riccardo Ricciardi a cui mostro ancora una volta la mia piena solidarietà perché l'intervento davvero ragazzi vi invito a rivederlo sulla pagina ufficiale anche del Movimento 5 Stelle, sulla sua pagina ufficiale. Vertiva sulla critica oggettiva alla sanità lombarda che anche i governatori di alcune regioni del nord e del centrodestra hanno strumentalizzato ogni atto e ogni fatto i decreti che abbiamo emanato, la conferenza statoregioni, regioni venendo meno a dei patti per mera propaganda elettorale. Io questo non lo posso accettare. Abbiamo visto anche quello che ha fatto la Santelli, abbiamo visto quello che hanno fatto diversi governatori di diverse regioni d'Italia, come il governatore De Luca, che ad oggi non ha mostrato nessuna. Uh, apertura nei confronti di una classe quella degli studenti universitari dei giovani campani che io mi freggio l'onore di poter rappresentare di poter in qualche modo essere veicolo e interlocutore per delle istanze che ho portato qui alla Camera dei Deputati, l'ultima sulla mensa universitaria ho raccontato qualche giorno fa cosa è successo non sono state erogate le quote che sono state trattenute agli studenti per il pagamento della mensa universitaria e no, non è possibile che viene bloccata per tre mesi per l epidemia l'università e le mense non ripartono a derogare pasti agli studenti, e uno studente non gli si viene riconosciuta la quota almeno per quei mesi. Questo è assurdo. E De Luca su questo ci sta facendo una campagna elettorale, dicendo che ha dato 250 euro, che poi li ha dati a degli studenti che, se hanno avuto problemi durante gli anni nel conseguire gli esami, quindi sono fuori corso. Per i problemi oggettivi parlo di studenti lavoratori, studenti che hanno dei problemi anche familiari e non riescono a portare avanti gli esami in maniera precisa come chiede il governatore De Luca senza considerare quello che può essere un problema per uno studente, un giovane di 20 anni, di 25 anni, io vedo che non c'è nessun interesse nei confronti dei giovani campani. Quindi non tutti i governatori stanno avendo un atteggiamento in qualche modo uh, di tutela. Della propria popolazione, non tutti i governatori stanno avendo un atteggiamento di confronto serio e pagato con le istituzioni nazionali. Ma si cerca lo sconto, si cerca il consenso politico, si cerca l'aggressività, si cerca anche il ritorno mediatico su un qualche scenario, su qualche televisione, perché poi ovviamente i temi che i governatori possono portare avanti in questo caso sono pochi rispetto a quella che può essere l'attività seria che può fare una persona quando lavora perché rappresenta. I cittadini all'interno di un'istituzione sacra come quella del Consiglio regionale che ha delle competenze e un potere non indifferente. Ancora, solidarietà al mio collega Ricciardi, che, io, che ripeto per l'ennesima volta perché vi assicuro è stato vittima di un attacco vergognoso da parte delle opposizioni. Lui ha fatto un attacco rispetto alla sanità a al Lombardo. Una critica costruttiva, però, da questo punto di vista, diciamo che non se ne esce perché non è normale che queste persone facciano questi assembramenti. Vi invito a guardare tutti voi. La foto che ho postato qualche ora fa, sempre sulla mia pagina, dove raccontavo e dove fotografavo effettivamente anche con la storia che ho lanciato su Instagram quella che è stata, quello che è stato l'assembramento della Lega all'interno dell'emiciclo della Camera dei Deputati. Io ragazzi penso di avervi informato un po' su tutta l'attività, sono stati due giorni intensi, abbiamo anche rinviato delle votazioni. Torneremo qui settimana prossima e resteremo tutta la settimana perché ci sarà un'attività davvero molto intensa a giugno. Se non erro con i termini, dovranno arrivare i decreti più importanti. Il decreto rilancio, che contiene 55 miliardi, quindi una ripresa sostanziale per il Paese dal punto di vista economico e dal punto di vista anche diciamo, della ripresa delle attività. 55 miliardi, io lo ripeto, sono pari a due finanziari in termini economici. Ci vogliono tre mesi per fare una legge finanziaria, che è la manovra più importante che un governo e che un Paese faccia. Noi abbiamo messo, ci abbiamo messo circa un mese per quanto riguarda l'attività per portare a casa il decreto rilancio in Consiglio dei Ministri. Sono numeri che fanno riflettere e soprattutto sono dati che ci fanno anche avere la percezione di quello che può essere il lavoro che il governo sta facendo e anche che noi parlamentari stiamo facendo. Ovviamente io voglio ancora ringraziare tutti voi per esservi connessi questa sera, siete stati tantissimi anche nonostante l'orario perché l'ho fatta alle 10 io sono ancora in ufficio qui a Roma sto portando avanti lavori incredibili ho sentito, ve lo annuncio, il capo politico del Movimento 5 Stelle ho sentito Valeria Cerambino il referente eh, Salvatore Micillo anche lui per, la, per le questioni regionali e Agostino Santillo come me, facilitatore per le relazioni interne quindi un po' responsabile di questa gestione della fase per le regionali eh, il PD ha portato avanti una posizione che è quella di votare in qualche modo prima della fase che riguarda fine settembre, io non so se questa possa essere una scelta saggia o meno, però vorrei anche chiarire che la mia posizione sarà di tutela degli interessi dei cittadini campani. Quindi anche nei prossimi giorni ci sarà una mia posizione ben chiara da questo punto di vista, perché mi preme, da facilitatore regionale per le relazioni interne in Campania, che, lo devo dire, ringrazio ancora i circa mille attivisti che mi hanno in qualche modo onorato della loro preferenza, io devo rispettare la loro volontà e quindi noi non dobbiamo assolutamente mollare su questo punto. Inoltre ravviso una certa amarezza del decreto che è uscito dal Consiglio dei Ministri per quanto riguarda la tutela delle zone rosse campane, prima tra tutte Lauro, Saviano, Ariano Irpino di cui si è occupato il collega Gigi Maraia, Generoso Maraia e i comuni della Piana del Sele e oggi ho sentito alcuni senatori e deputati campani della provincia di Salerno per cercare di intervenire sulla questione che riguarda i comuni zona russa decretati da De Luca della piana del Sele. Ho sentito diversi attivisti, diversi uh, referenti di quel territorio, anche per alcune associazioni. Vito Vallone, che è una persona che mi dà in qualche modo un aiuto anche per tenere uh, stretto contatto con gli attivisti di quel territorio, lui è stato candidato al Consiglio regionale, poi alle elezioni europee, quindi riesce a tenere sotto controllo tutto il ciclo di informazioni che riguarda quei comuni, grazie a lui sono venuto a conoscenza di quella che era l'attività di diversi comuni che hanno avuto tante difficoltà, cito Sala Consilina, mi ha contattato anche un assessore comunale di quel comune oggi e mi ha sollecitato e mi ha mostrato una sua difficoltà. Nel vedere Sala Consilino come tutti i comuni della Piana del Sele esclusi da questa misura. Insieme a tanti attivisti, insieme a tutte le istituzioni, insieme a Vito Vallone, ripeto che uh, è un po' il termometro, almeno per quanto riguarda la mia attività su quel territorio, stiamo cercando di portare avanti delle misure che possono tutelare quella fascia della popolazione, insieme a tutti i territori campani che sono stati esclusi, e soprattutto il Sud, da questa misura che il governo, e lo dico nonostante io faccia parte di una maggioranza che sostiene questo governo, ha portato avanti. Non accetto questa uh, rimodulazione del decreto, non accetto questa rimodulazione dei fondi stanziati. Perché noi dobbiamo tutelare il nostro territorio, la Campania e il sud. E vi assicuro che io non molerò su questo, presenterò degli emendamenti insieme al collega Maraia, insieme a tutti i deputati campani perché crediamo che davvero si debba intervenire insieme alla collega Di Lauro di Castellammare di Stabia con cui ho collaborato anche per diversi atti del mio territorio del mio collegio. E soprattutto vi anticipo che, fra qualche settimana, fra qualche mese, arriverà anche la richiesta alle due Camere di autorizzazione a procedere per Antonio Pentangelo e per il senatore Luigi Cesaro. Abbiamo lanciato un comunicato sia io che Carmen nei diversi giorni eh, che seguono la giornata odierna. Noi siamo sconcertati da questo punto di vista. Io poi faccio un excursus generico. Qui le leggo sul computer le vostre domande, ragazzi. Quindi se vedete che con lo sguardo, qui vedo chi si connetta, cosa mi chiedete e quindi cerco di rispondere un po' a tutti. Abbiamo fatto un comunicato e anche invitato tutte le forze politiche a votare per l'autorizzazione a procedere perché... Se è vero come è vero che queste persone non hanno nulla da nascondere, nulla da temere, l'autorizzazione deve essere data e la magistratura dovrà fare il soccorso. Perché ci sono delle richieste di arresto per reati di corruzione, non sono cose semplici. e Quindi, chiunque cerca di difendere queste persone non so se ha ben chiari i principi costituzionali che ogni cittadino italiano deve assimilare e fare suoi. Noi andremo su questa strada. Luigi Cesaro e Antonio Pentangelo, per noi, sono già. Ad oggi in qualche modo rei di aver fatto parte di un'organizzazione poco dignitosa, poi la magistratura farà il suo corso e noi, da questo punto di vista, non, mettiamo, non entriamo a gamba tesa. Ma, ma, ma devo dirlo: è necessario avere anche una posizione politica da questo punto di vista, perché la politica detta le linee guida anche sull'ordinamento giudiziario, perché le riforme passano attraverso il Parlamento. E dare l'esempio è importante per la classe politica di questo Paese anche per le altre classi dirigenti e noi oggi dobbiamo mostrarci aperti verso questa autorizzazione a procedere e non difendere o gettare lumi di indifferenza o soprattutto di tutela verso queste persone. Questo non lo accettiamo come deputati ma anche come classe dirigente del Movimento 5 Stelle. Vedo tanti ragazzi che mi chiedono dell'esame di Stato di Psicologia, ragazzi, nei prossimi giorni insieme a Carmen di Lauro che ci davo prima presenteremo qualcosa per la vostra uh, situazione forse un'interrogazione parlamentare, un atto, stiamo colloquando anche con la commissione competente affari sociali, potete contattare anche Gilda Sportillo che è la capogruppo attuale della commissione affari sociali, il capogruppo Gianluca Vacca della commissione cultura, né io né Carmen siamo in quella commissione, ma stiamo lavorando anche per creare una riflessione e un dibattito su questo tema. Per la mia posizione personale io ve l'ho già espressa, perdonatemi, e conoscete come la penso. Io credo che le lauree debbano essere in qualche modo tutte abilitanti almeno per quanto riguarda un percorso formativo che dia la preparazione per arrivare ad esercitare la professione. E non posso accettare che dopo cinque anni, dopo diversi anni, una laurea non possa portare un giovane ad entrare nel mercato del lavoro. Detto questo, vi chiedo anche di seguire attentamente i temi che pongo sulla pagina, essendo rispettosi di un tema o di un altro. Quando parliamo di abilitazioni si parla di abilitazioni, io seguirò questa questione perché mi è entrata in qualche modo nella sfera di interesse non personale ma soprattutto emotiva perché vedo tanti giovani che chiedono risposte, però ragazzi io vi invito anche a sollecitare i miei colleghi, vi erano nominati prima perché sono entrambi capogruppo di due commissioni che hanno il posto della situazione, mentre io posso esternare la mia posizione personale magari la collega di Lauro che vi citavo ha una posizione personale sul tema che è quella di aprire una riflessione sulla abilitazione di psicologia è necessario anche creare un tavolo di discussione con la capogruppo di affari sociali e il capogruppo di commissione cultura perché ognuno ha dei ruoli ognuno ha delle responsabilità e ognuno porta avanti delle tematiche noi siamo al vostro fianco sempre e abbiamo anche portato avanti diverse attività per quanto riguarda le classi giovanili e studentesche. Mi segnalano anche Polla, che è un comune che è stato dimenticato sia dal governatore della Campania sia dal governo nell'ultimo provvedimento e noi interverremo anche su questo, ragazzi. Ve lo assicuro che la nostra massima collaborazione e intervento ci sarà. È ovvio ed evidente che poi bisogna trovare i numeri in Parlamento e su questo io chiedo anche a voi la massima disponibilità a condividere queste dirette. Vi, vi chiedo anche adesso, condividete questa diretta perché tutte queste informazioni e queste richieste arrivino a quanti più cittadini possibili. Ma poi, in fase di emendativa e quindi politica, bisognerà intervenire e sollecitare tutte le forze politiche e tutti i rappresentanti istituzionali. Da questo punto di vista vi chiederò un intervento. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio per essere sempre presenti nella diretta. Io adesso torno a casa, esco da Monticitorio. Sono le 10:10 .10 e vi assicuro che quando si dice che il Parlamento non lavora, quando la Meloni dice quelle stronzate assurde, perdonatemi, con il 10% di presenza in Parlamento, mi viene più da ridere che da piangere. Adesso uscirò, vi racconterò magari nei prossimi giorni le iniziative che porto avanti, occhi puntati sulla campagna regionali. Noi questa partita non la vogliamo perdere. Giocheremo fino all'ultimo secondo e non molleremo. Vi ringrazio di tutto, sono sempre fiero di avere tante persone collegate in diretta come voi che ponete anche quei interessanti, ho risposto alle tante richieste. Un saluto a Vincenzo Castaldo. a Vincenzo Castaldo, aggiorniamoci sì, anche per le zone rosse di laurea che abbiamo fatto una telefonata in questi giorni, in queste ore. Un abbraccio a Cristina De Gennaro. Cristina, salutami dalla lina Torto, collaborato con lei anche su diversi atti per l'università. Ragazzi un saluto a tutti voi, grazie per essere sempre così numerosi e cerchiamo di fare squadra, collaborazione e avere un atteggiamento serio e disciplinato perché in questo momento si avvicina la fase più difficile di ripresa per il nostro paese e difficile anche per le imprese, per le attività produttive, per tanti di noi. Quindi io invito ognuno di, di voi ad avere un atteggiamento di serietà, come state già facendo. Vi saluto, vi ringrazio, un abbraccio nunzia e a tutti quanti voi. Grazie mille ragazzi, buona serata.